Accolta dalle istituzioni la richiesta mossa dai comitati contro gli assi viari di sedersi a due tavoli di lavoro. Uno con la provincia sulle osservazioni e le obiezioni al progetto, l'altro con gli assessori dei comuni interessati sui tracciati e la mobilità. L'amministrazione provinciale e il comune di Lucca si sono infatti mostrati disponibili a cercare un punto d'incontro, sebbene sembrino decisi a non abolire il piano. Le motivazioni, emerse durante l'acceso dibattito di ieri sera presso i locali parrocchiali di San Cassiano a Vico, sono sempre le stesse. Il deficit delle infrastrutture attualmente presenti sul territorio spinge le istituzioni ad andare avanti, indicando i nuovi tracciati come l'unica via percorribile per risolvere il problema del traffico congestionato a Lucca. Un modo peraltro, secondo il sindaco Alessandro Tambellini, per dare lavoro in tempi di crisi a chi verrà incaricato di realizzare gli assi viari. Contrario, si dice invece Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori, che sottolinea come la viabilità del suo comune, che verrebbe peraltro diviso in due, ne uscirebbe compromessa. La parola è poi passata ai comitati, che hanno ribadito fermamente le loro posizioni, ricordando i numerosi problemi già evidenziati in questi mesi. Un progetto, quello degli assi viari, che è stato da molti definito inutile e che potrebbe per loro creare seri danni ambientali, come il dissesto idrologico, il disboscamento e quelli legati alle tonnellate di gas inquinanti dispersi in aria per spostare le merci. Successivamente l'accento è stato posto anche sulla necessità di nuovi modelli di mobilità e non di viabilità, nell'ottica non di un dislocamento del traffico, ma di favorire una sua riduzione.